bentornati sul mio canale. Ieri è stata presentata la nuova PlayStation 5. Qual è la differenza tra la vecchia PlayStation 4 Pro e quella nuova? Andiamole subito a vedere. La PlayStation 4 Pro ha un singolo processore octa-core con una CPU da 86 o 64 AMD, una GPU di 4,20 TFLOOPS con una scheda AMD Radeon, ha una memoria di GDDR5 da 8 GB e un hard disk da 1 TB. A differenza della nuova PlayStation 5, che ci dà un octa-core Zen 2 da 3,5 GHz con una GPU di 10,20 TFLOOPS 36 CUS a 2,23 GHz, che è una frequenza variabile, ha un'architettura GPU da RDNA 2, una memoria da 16 GB di GDDR6 da 256 bit, ha una memoria con una larghezza di banda da 448 GB al secondo, uno spazio interno da 825 GB in SSD, quindi un hard disk a stato solido, ovviamente in 4K, Ultra HD Blu-ray, e da quello che si può evincere da questi dati tecnici, la cosa fondamentale di questa PlayStation 5 è che andrà a migliorare molto la grafica dei giochi, per come dicono i costruttori, vi farà avere la reale sensazione del gioco come se stesse veramente voi in prima persona ad utilizzarlo. Entrerete all'interno del gioco al 100%, non solo per la grafica, ma anche per il tipo di suono, il tipo di cose che andrete a fare andandoci a giocare. Vi darà a 360 gradi da lasciarvi senza fiato. Ragazzi, se vi è piaciuto il video fatemi sapere cosa ne pensate, ditemi anche la vostra nei commenti e se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere gli altri video.